Ragazzi, buongiorno. Like ed iscrizione al canale a chi facesse piacere. Ieri sera live improvvisata, picco massimo 320 persone. Siamo a 4.000 visual. Cosa vi devo dire? Grazie. Mi fa piacere. Anche se improvviso le live, siamo sempre tanti. A proposito, non comprate iscritti, ragazzi, non serve a nulla. Tanto se non vi guardano e hanno deciso di non guardarvi, non vi guardano. Se poi volete fare le visual con gli short prendendo i video degli altri, fate pure, ma è inutile comprare iscritti perché se non avete share, non avete share, ci sono dei programmi apposta per vedere quanto share avete. E avete degli share ridicoli. Lasciate perdere, non li comprate, spendete soldi e basta. Visto che dite di fate delle buone opere sociali e consigliate di fare quello, consigliate di fare quell'altro, dateli beneficenza con i soldi invece di comprare gli iscritti. E non mettetevi alla guida dopo aver bevuto, ragazzi, mi raccomando. Quindi live improvvisata dove mi sono un po' sfogato e dove mi devo riallacciare soprattutto ad un punto. L'operazione Quadrado è stata vergognosa. È stata vergognosa a 360 gradi. Mi dispiace per il ragazzo perché il ragazzo non c'entra nulla. Il ragazzo gli hanno proposto, dopo che era fermo e non trovava squadra, è normale, il procuratore diceva che lui aveva richieste da tutto il mondo, Real, Barcellona. La verità è che Cuadrado non aveva più nessuna richiesta perché chi conosce un attimino questo, beh, chi conosce un attimino questo vedeva che ormai era un giocatore alla frutta, bollito, finito. Un giocatore che ti ho detto la settimana scorsa a 5 metri di corsa. Cosa succede? Cosa succede? Che l'Inter prende Bellanova. Lo sapete, i ragazzi della chat degli esonerati lo sanno e possono testimoniare. Quando Bellanova era al Cagliari, io ne parlavo sempre bene perché l'avrei voluto all'Inter, come avrei voluto che l'Inter lo avesse lasciato qui. L'Inter paga 3 milioni. Queste sono le operazioni di Marotta. Attenzione, non di Ausilio, perché con l'amico Lucci ci ha trattato Marotta. Sfido chiunque a dire il contrario. L'Inter paga 3 milioni Bellanova per il prestito. Tra l'altro, se ti ricordi, Bellanova entra in finale di Champions League e sulla fascia fa 10-15 minuti da paura. L'Inter prende Bellanova dal Cagliari, lo paga 3 milioni prestito oneroso, non lo riscatta a 7. Cosa fa? Investe 6 milioni su Cuadrado. Perché Cuadrado, l'ingaggio lordo più i bonus sono 6 milioni. Dopo aver mandato via D'Ambrosio, non aver riscattato Bellanova, cosa fanno questi fuorilasse? Vanno a prendere Cuadrado dall'amico Lucci. Per quello io ti dico che per come la vedo io, e sono un retrogrado, sono un tifoso antico, sono tutto quello che ti pare. Chi ha avuto a che fare con quel sistema all'Inter non ci dovrebbe venire. L'amico Lucci, che non è amico mio Lucci, guardate di chi è amico Lucci, va a prendere Cuadrado. 6 milioni buttati nel cesso, più i 3 milioni di prestito di Bellanova che hanno buttato nel cesso per prendere il colombiano. L'Inter butta via 10 milioni e manda via D'Ambrosio. D'Ambrosio fa un'intervista con le lacrime all'occhio. Sono queste le operazioni, capito? Di masterclass. Come? Viene mandato via Dzeko, non gli viene rinnovato il contratto perché voleva tanti soldi, ne voleva troppi, e prendono due giocatori stile Cuadrado, Arnautovic e Sanchez. Perché anche Arnautovic è un'operazione di Mastrota, attenzione. Se parliamo di dirigente, di tenere buoni giornalisti, di fare il politico nel calcio, Marotta è un top, ma a livello calcistico Marotta anche alla Juve ha fatto delle operazioni. Da Arachiri, quello sta tenendo, le operazioni stanno tenendo la baracca su dell'Inter, sono quelle di Ausilio, che trova la differenza, che Ausilio non ti prende Arnautovic a 10 milioni o butta via 10 milioni su Cuadrado mandando via Bellanova e D'Ambrosio, Ausilio ti porta a Thuram a zero, Ausilio ti porta a Hakimi, che poi l'Inter lo rivende al doppio, trova la differenza. Facesse dirigente Marotta, lasciasse perdere il discorso tecnico, perché Arnautovic, Cuadrado, Sanchez sono operazioni di Marotta. Ecco perché ti dico, capito? Ora, ripeto, mi dispiace per il ragazzo, cosa ha fatto Marotta, visto la sua grande influenza? Ha umiliato, non è tutta colpa di Marotta, perché quell'altro lì che è scomparso ovviamente non mette un euro da 3 anni,
Marotta, io da un lato lo capisco, anche lui ha rovistato, ma quello dicevo io ieri, io sono un tifoso dell'Inter, lo voglio riassumere. Per me vincere è l'unica cosa che conta, non esista, non esiste, altrimenti non sarei un tifoso dell'Inter. Il tifoso dell'Inter ha una certa dignità, l'Inter vuol dire stile di vita, qui non c'è più nulla. Questi sono andati a rovistare nella spazzatura della Juve, hanno umiliato i tifosi, per poi prendere un giocatore che è durato 3-4 mesi. Perché il signor Quadrato, ripeto, non ho nulla contro il ragazzo. Se non per l'antisportività, perché quello è un giocatore, è il giocatore antisportivo per eccellenza. Uno si butta e fa le finte e fa lui. Ma il signor Quadrato, appena ha giocato una partita intera, si è rotto tutto, come Arnautovic. Questi sono giocatori. Arnautovic ha già subito un infortunio, fermo 2 mesi. Quadrato, stagione finita. Sanchez si è già fatto male 2 volte. Sono questi gli acquisti del signor Marotta. Te mi dirai, Giuse, ma non ci sono soldi, non ho problemi a dirtelo, ma le idee dove le sono? Nel calcio servono idee, ma ti ripeto, io sono un tifoso dell'Inter, ho una certa dignità, l'Inter è uno stile di vita e io, prima di andare a rovistare nella spazzatura della Juve, preferisco perdere. Preferisco perdere, ma io non ci voglio rovistare nella spazzatura della Juve. Questi sono andati a rovistare nella spazzatura della Juve, hanno umiliato tutti i tifosi interisti, per cosa poi? Hanno speso circa 10 milioni, per cosa? Perché? Per quale motivo? Per cosa? E ora cosa fai? Chi ci metti ora lì? C'hai solo una stella, Pavard non gli piace giocare lì, Pavard viene all'Inter per giocare braccetto, poi è normale. È un dipendente dell'Inter, uno stipendiato, se gli dicono devi giocare lì, lui ci gioca, ma Pavard è venuto qui per giocare braccetto, che è un top mondiale Pavard in quel ruolo. Diciamole le cose come le stanno. Basta con questa casetta del Mulino Bianco che non esiste, perché ci sono tante cose positive. Questi ragazzi vanno in campo e danno tutto, da cui io mi sento non rappresentato di più. E poi c'è un altro schifo, c'è un'altra melma di cui bisogna parlarne se si vuole bene all'Inter. Ciao.